Il nome Farinelli deriva da quello di una famiglia di giureconsulti e avvocati di Napoli, i Farina, che Carlo frequentava quando era bambino e che si occupa di pagare gli studi del giovane dopo l'operazione di evitazione. Dopo essere stato notato da Johann Joachim Quantz, nel 1730 Farinelli entra a far parte dell'Accademia Filarmonica di Bologna. Quattro anni dopo si sposta a Londra, dove ha l'opportunità di cantare, tra l'altro, al Lincoln's Inn Fields presso l'Opera della Nobiltà diretta da Porpora. Non mancano, però, i problemi, come la rivalità con il gruppo teatrale di Georg Friedrich Händel, peraltro supportato dal re Giorgio I. È anche a causa dei fastidi nei confronti di tali rivalità che nel 1737 egli decide di abbandonare la Gran Bretagna. Farinelli, quindi, diventa criado familiar dei re spagnoli, ma con l'obbligo di non poter più cantare davanti ad altre persone. It's fantastic, for the ages feels like it's magic.